È stata inaugurata in Baia Flaminia, nel tratto di litorale protetto dalle prime falesie del Parco San Bartolo, la caletta per la riabilitazione delle tartarughe marine. Uno spazio nel quale gli esemplari in via di guarigione possono esercitarsi prima del ritorno definitivo in mare aperto. Il progetto, come hanno ricordato il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e l'assessore alla sostenibilità Heidi Morotti, si inserisce all'interno del percorso di salvaguardia dell'habitat marino avviato due stati fa dal Comune di Pesaro in collaborazione con la Fondazione Cetacea, la Capitaneria di Porto e l'Ente Parco San Bartolo. Due anni fa, con la schiusa delle uova, la reposizione che avviene in questi giorni, la schiusa di ottobre, avevamo capito che sarebbe stato non solo un evento eccezionale, unico, ancora non ripetuto, di una schiusa così a nord, diventato un po' un caso di studio a livello mondiale, ma non si è fermato il messaggio, la forza che quell'evento ha generato nell'entusiasmo dei volontari che si sono uniti già da quelle settimane alla Fondazione Cetacea e che assieme alla Fondazione stessa hanno realizzato delle opere straordinarie negli ultimi tempi. L'anno scorso una prima vasca sperimentale per il riadattamento delle tartarughe all'acqua dopo le cure ricevute dalla Fondazione prevalentemente a Riccione. E quest'anno una oasi di riadattamento e di rilascio all'acqua, in acqua delle tartarughe, stabile e permanente, che permette diciamo, per tutta la stagione calda, da maggio a settembre, di fare pratiche di riadattamento al mare, preziosissime, importantissime per la riabilitazione di questi animali, curati dalle vicende insomma, più varie, dai colpi di freddo alle botte di elica, a tutti gli elementi che le rendono fragili e inadatte senza cura a ritornare alla vita selvaggia, e qui è possibile compiere questo miracolo con progressi di riabilitazione veramente importanti. L'area dedicata alla riabilitazione delle tartarughe di Baia Flaminia ospita da due settimane Carolina, un esemplare di caretta caretta che, data la sua cecità, necessita di un percorso di monitoraggio composto da tecniche e tempistiche particolari. Proprio per questo, la Fondazione Cetacea ha lanciato un appello per reclutare volontari che possano dare la propria disponibilità di tempo per permettere alla tartaruga di continuare ad esercitarsi e ritornare poi in libertà in mare aperto una volta raggiunta l'indipendenza. Continua la collaborazione con la città di Pesaro, cominciata in modo improvviso nel 2019 con il nido di Luciana. E abbiamo scoperto questa caletta e abbiamo scoperto che qui possiamo lavorare e fare delle cose per la riabilitazione degli animali. E l'anno scorso ne abbiamo riabilitate due, Faustina e Alessandra, che avevano problemi neurologici. Quest'anno stiamo tentando una cosa quasi impossibile, cioè di riabilitare una tartaruga cieca, cioè a poter verificare se stando qua in semilibertà, se caccia, se si muove bene, se fa una vita normale. Se questo lo verificheremo per un paio di mesi, probabilmente potrà tornare in mare anche se è cieca. Le capitanerie di porto sono coinvolte nella tutela del mare, non solo da un punto di vista ambientale ma anche delle sue risorse. In questa parte del territorio abbiamo una forte collaborazione con la Fondazione Cetacei di Rimini, a cui ci rivolgiamo e ci siamo rivolti anche in passato in caso di rinvenimento e ritrovamento di cetacei o in questo caso di tartarughe. Hanno accompagnato, diciamo che ci siamo accompagnati noi loro e loro a noi in questo percorso di recupero, riabilitazione e rilascio poi anche delle tartarughe a mare. Quello del rilascio è un momento particolarmente emozionante per tutti.